Un luogo magico e misterioso, un crogiuolo di paganesimo e cristianesimo, qui sotto la chiesa di San Giovanni Battista al Boeo, a Marsala, con Profile alla scoperta della grotta della Sibilla. Due scale aperte sulla pavimentazione della chiesa superiore. Sì, noi siamo scesi dalla scala che è stata, diciamo, aperta in tempi moderni, proprio quando è stata costruita la chiesa soprastante. L'altra scala, che è più piccolina e più anche ripida, è stata invece adesso interrotta in seguito agli scavi che sono stati realizzati in anni molto recenti. Però è interessante perché è la scala antica che testimonia la frequentazione del sito in età bizantina. Diciamo che entrando nella Grotta della Sibilla, a dispetto del nome Grotta della Sibilla, ci rendiamo conto di essere invece in un luogo molto, molto sacro, indubbiamente molto sacro, pieno di una grande energia che è stata alimentata nel corso dei secoli, proprio fin da quando forse era abitata dalla Sibilla lilibetana, ma anche dopo, proprio per la presenza dei pesci, per la presenza della stessa grotta, dell'energia della grotta. Noi sappiamo benissimo quanta forza ci sia nella roccia e quindi nell'elemento e nell'ambiente scavato nella roccia. E chiaramente a questo poi si aggiunge la decorazione splendida dei pavimenti e anche delle pareti e delle volte, che non fanno altro che dare maggiore decoro a tutto l'ambiente e farci comprendere come ci troviamo effettivamente nell'ambito di un edificio assolutamente unico e speciale nel panorama dei monumenti pagani e cristiani dell'isola. Questa è una vasca dove appunto si officiava la cerimonia del battesimo per immersione, ma non è la fonte. La fonte noi l'abbiamo alle spalle dell'altare. Quello che abbiamo, diciamo, ipotizzato è un collegamento tra la fonte alle spalle dell'altare e questa cavità al centro della pavimentazione del mosaico circolare, e che avrebbe dato la possibilità di svolgere il rito del battesimo con la triplice immersione. Scavato, ma è costruito. Sì, è sormontato da cupola ribassata, costruito e scavato in grotta nella roccia calcarea fino a un certo punto. Poi è costruito con piccoli blocchetti e che lasciano anche spazio a un lucernario centrale collegato con la chiesa soprastante. Alle sue spalle questa rientranza all'interno della grotta, qual è il messaggio che lei è riuscita a decifrare attraverso questi affreschi? Ma il messaggio mi porta senz'altro verso appunto verso il rito battesimale che veniva svolto all'interno di questo sito. Vediamo i pesci presi all'amo, che indubitabilmente si riferiscono proprio ai cristiani che vengono battezzati e che sono presi all'amo. Alle pareti circolari di questa grotta notiamo tra l'altro questi piccoli anfratti, queste piccole cavità. A cosa servivano? Servivano per collocare le lucerne. Lucerne che potevano avere anche delle decorazioni molto, molto elaborate o anche molto semplici. Qual era l'aspetto originario, secondo i suoi studi, della Grotta della Sibilla?
L'aspetto originario era senz'altro quello di una grotta, un ambiente scavato nella roccia che appunto poteva riferirsi a questo lembo di necropoli unica, a questo antro che con la presenza dell'acqua rendeva possibile il collegamento con la figura di una profetessa. E allora diciamo doveva essere soltanto una grotta. Cambia l'aspetto in un momento successivo, quando si vuole trasformare questo luogo in specus estivus e si comincia a decorare il pavimento circolare dell'ambiente centrale.